E le piogge hanno colpito per fortuna in modo superficiale anche un luogo storico di Roma, Porta Pia, il servizio di Matteo Parlato. Roma, Porta Pia, qui c'è stato un crollo, un piccolo crollo, fortunatamente di mattoni e calcinacci dovuto molto probabilmente alle recenti piogge, ma un piccolo crollo in un posto molto importante per due motivi. Prima di tutto, siamo sulle mura aureliane costruite dall'omonimo imperatore fra il 270 e il 275, quindi mura molto antiche. Secondo, perché qua nel 20 settembre 1860 c'è stato un momento fondamentale della nostra storia risorgimentale. C'è stata la breccia di Porta Pia, che in realtà non è esattamente dove c'è questa porta, è leggermente a sinistra, e lì i bersaglieri e i regi genieri fecero la famosa breccia e finalmente entrarono in città restituendo Roma all'Italia. Porta Pia ci racconta anche un'altra storia, un vero aneddoto. Questa è l'ultima opera di Michelangelo Buonarroti, che morì prima che la porta fosse finita. Ma la Vulgata dice che tirò un piccolo scherzo al suo committente, a Pio IV dei Medici. E vedete, a destra e a sinistra ci sono due piccoli fregi che sembrano proprio un piatto con un asciugamano. Perché? Perché il Papa non veniva dalla famiglia toscana, bensì da una famiglia milanese di barbieri.